durante queste feste di Natale qui a Napoli c'è molta gente, molti turisti e molta folla, soprattutto qui in Galleria Umberto I. Lei è di Napoli? Sì, assolutamente. Quindi vive qui anche durante il resto dell'anno. Come trova Napoli durante queste feste rispetto agli altri periodi magari non festivi? Come valuta il servizio magari anche di sicurezza e quant'altro? Sì, sicuramente vedo molto più affluenza, molta più gente in giro. Le metropolitane sono molto più affollate. Gli orari delle metro, anche prolungati in occasione delle festività, come molto, è un servizio utile. Noi stasera andremo a teatro e ritorneremo in metro. Quindi evitate di prendere l'auto e potete servirvi dei mezzi. Poi abbiamo notato che c'è molta più polizia municipale, c'è polizia, carabinieri, e questo ci fa stare molto più tranquilli anche di passeggiare serenamente. Questo sicuramente. Infatti, appunto. E per quanto riguarda invece la prossima festa che si avvicina, è quella del Capodanno, scegliete di rimanere o di partire quest'anno? Quest'anno abbiamo deciso di andare in Sicilia, quindi abbiamo un volo prenotato per Sicilia, per Catania, quindi quest'anno lo faremo fuori. Lo farete lontano. L'ultimo Capodanno trascorso qui a Napoli, cosa avete fatto e cosa consigliate a chi rimane magari di fare? Allora, cosa abbiamo fatto? Noi solitamente andiamo in qualche locale che facciamo comunque la serata del 31, cena, pernottamento e veglione e il pranzo del giorno dopo. Chi rimane magari potrebbe, diciamo, voi trovate questa alternativa, questa formula valida come, diciamo, formula del Capodanno, anche economicamente magari si risparmia qualcosina, oppure la formula magari con l'inclusive del cenone più prenotamento, sì, può essere sicuramente si risparmia più conveniente rispetto. Certo, sicuramente si risparmia rispetto comunque al pagare soltanto il cenone e il veglione. Avere la formula con il pranzo del giorno dopo sicuramente è più conveniente, è molto valida anche per noi che abbiamo figli. Certo. In quanti siete? In cinque. Quindi appunto non è sicuramente una passeggiata, però non si rinuncia magari comunque ai piaceri della tavola, quindi cosa diciamo non può mancare secondo voi nella tavola? Signora, cosa non può mancare nella tavola del cenone di Capodanno come buon augurio? Come buon augurio i dolci, di rinunciare a tutto il resto e poi tanta musica, sicuramente stare insieme agli altri è la cosa più importante. Quindi la famiglia. Ma non solo la famiglia, anche gli amici, magari ecco il fatto di andare in un locale serve proprio a stare in compagnia per le famiglie piccole, per le famiglie separate, per le famiglie divise, per le famiglie strane. È un messaggio proprio di gioia, un messaggio di gioia di stare insieme agli altri e di iniziare l'anno veramente con gioia e con ottimismo. I migliori dei modi. E voi, noi vi ringraziamo e ci uniamo al vostro augurio. Grazie mille e tanti auguri. Grazie.